Ciao amici nottambuli, ieri notte ho visto un bel film poliziesco, forse il più divertente, con Fabio Testi, Vai Gorilla, uscito il 14 novembre 1975, regia Tonino Valeri. Il soggetto è abbastanza originale, tratta le guardie del corpo, o meglio i gorilla, figura molto ricercata all'epoca dagli industriali per via dei numerosi sequestri di persona a scopo di riscatto. Film girato a Roma, il protagonista Fabio Testi qui è l'ex stuntman Marco Sartori, al momento disoccupato, ma gli viene una bella idea. Con l'amico Ciro, Allettieri, in scena un finto sequestro di persona ai danni dell'ingegnere Gaetano Sampioni, cioè Renzo Palmer, sequestro sventato dallo stesso Marco. Sampioni si convince quindi ad assumere Marco come guardia del corpo. Questa è una breve introduzione e il film diventa sempre più movimentato. L'ingegnere riceve infatti lettere e telefonate anonime con minacce e richieste di denaro sempre più alte, accompagnate da sabotaggi ai suoi cantieri. Viene anche presa di mira la bella figlia di Sampioni, Vera, che Marco dovrà sorvegliare. Sampioni pretende da Marco il certificato di castrazione. Ovviamente tra i due nasce una love story, Vera interpretata da Claudia Marsani. Marco quindi decide di indagare assieme a suo fratello Piero per capire chi sono i malviventi che ricattano Sampioni. È un film abbastanza riuscito, non un capolavoro ma sicuramente fatto molto bene. Ci sono due scene molto spettacolari, una con Marco che rischia di cadere dentro la tromba di un ascensore e nel finale i malviventi seminano il panico sequestrando un treno. Allora, la scena dell'ascensore è girata con il blue screen e si vede perché le porte della cabina, tra virgolette, svaniscono. Si vede che sono immagini sovrapposte, ma non è fatta malaccio, anzi, tira fuori parecchia suspense. Questi erano gli effetti speciali dell'epoca che apprezzo molto di più rispetto alle ricostruzioni di oggi fatte al computer. È molto divertente anche il finale sul treno. Testi da un'auto della polizia in corsa prova a salire sulla carrozza, viene anche travolto un ciclista ad un passaggio a livello, insomma è un filmone molto spettacolare. Secondo me Valeri era un regista molto valido anche nel poliziesco, ma questo purtroppo mi pare sia l'unico film che ha fatto del genere. Valeri aveva molta esperienza nel cinema western, tra l'altro aveva lavorato con Sergio Leone, quindi aveva tutti i requisiti per fare film polizieschi di alto livello. Invece si è limitato solo a Vai Gorilla. Quindi un film molto bello da non perdere, film che ho trovato interessante tra l'altro anche per le location. Il cantiere di Sampioni era in realtà quello delle case popolari di Via Giovanni Conti, le stesse riprese da Verdone in Un Sacco Bello, una volta ultimate, la scena al Palo della Morte. Qui si possono vedere in costruzione cantiere location anche nel film Squadra Antiscippo, uscito qualche mese dopo. Quindi da non perdere il DVD, ma esiste anche il Blu-ray tedesco con doppiaggio italiano, Der Gorilla. Io l'ho visto anche col doppiaggio inglese, un film che mi è piaciuto un casino. Da non perdere, anche questa volta è tutto. Se non sapete che film vedere, ve li consiglio o ve li sconsiglio io. Ci sentiamo alla prossima. Ciao amici nottambuli.